Belen Rodríguez con accento acuto Guez sostiene Cecilia dopo il pianto al GF VIP. Cecilia Rodríguez con accento acuto Guez piange al Grande Fratello VIP 2, le parole di Belen. Dopo la crisi di Cecilia Rodríguez con accento acuto Guez al Grande Fratello VIP, Belen ha voluto sostenere lei e il fratello Jeremías attraverso una foto postata su social. La conduttrice di Tu Sì Que Vales ha infatti caricato sulle sue Instagram Stories una foto, che noi vi abbiamo allegato in fondo all'articolo, in cui i suoi fratelli sono ritratti insieme ed abbracciati. Jeremías in quel momento stava consolando Cecilia in seguito al suo pianto a causa della nomination del ragazzo. Durante l'ultima diretta del GF VIP, due sono infatti stati nominati dal gruppo, il giovane Rodríguez con accento acuto Guez e Veronica Angeloni. In seguito al verdetto, Cecilia è scoppiata in lacrime, affermando che non vorrà proseguire la sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia se dovesse uscire il fratello. Cecilia ha inoltre proposto in confessionale di prendere il suo posto ed uscire lei, qualora lui fosse eliminato, cosa che purtroppo va contro il regolamento della trasmissione. L'unica soluzione sarebbe l'autoeliminazione, se Jeremías dovesse andare via, Cecilia potrebbe infatti decidere di uscire anche lei insieme al fratello. Da sottolineare è anche l'amicizia che si è creata tra Cecilia e Veronica, cosa che ha portato alla Rodríguez con accento acuto Guez ancora più tristezza. Grande Fratello VIP, Belen Rodríguez con accento acuto Guez e il sostegno per Cecilia. In seguito a quanto successo al Grande Fratello VIP tra Jeremías e Cecilia Rodríguez con accento acuto Guez, sua sorella Belen Rodríguez con accento acuto Guez ha quindi scritto queste parole. Sarà difficile perché chi dice la sua spesso diventa antipatico agli occhi di chi non comprende. Ma io sto qui sempre con te. Ed infine la showgirl argentina ha anche spronato a suo modo il ragazzo nominato, scrivendo, Vamos Jere, votate. Jeremías starebbe vivendo in questi giorni un periodo veramente di tensione, non tanto per il fatto di essere in nomination, quanto per il fatto che la trasmissione gli ha permesso di far venire fuori parti della sua anima che ancora lui forse non conosceva. A parlare di ciò è stata anche l'ex coinquilina Simone Izzo, la quale al settimanale Chi ha dichiarato che il fratello di Belen è un ragazzo scosso, con tantissimi problemi nella testa che fanno a pugni con tanti drammi interiori. Insomma, il giovane Rodríguez con accento acuto Guez potrebbe veicolare grandi messaggi agli spettatori a casa, ma sembrerebbe avere un blocco che non riesce a superare.